Diario di bordo, data astrale, nono giorno di viaggio, ore circa 12:30, mezzanotte e mezza. È il decimo giorno di viaggio, cazzo dici, è passata la mezzanotte. Questa è Evoin, che sta reggendo un cassetto Paola, pieno di posate, che Giampiero sta manipolando in giro per il camper. Questa è Veronica che sta preparando il caffè. Io vado. Speriamo. Sei indecisa per cosa? Lo zucchero o il caffè? Sì, vabbè, prendi il caffè così mi fai compagnia. E quindi praticamente ci abbiamo. Qua c'è Nicole. Salve. Bene, siamo tutti una questa banda di bastardi in viaggio. Verso Ferri è un fango. Banda di bastardi è un fango. Oppure banda di bastardi è un finocchio mezzo fango, o fango mezzo finocchio, o mezzo uomo, mezza checca, o mominicchio, qua qua qua, tutto concentrato nella stessa persona. Non mi guardare con questa faccia, reagisci cazzo! Ti sto pigliando per il culo di qualcosa! Che sono un uomo! Che reazione! Bravo, bravo! Tira fuori le palline, vai, vai, picchialo! Picchialo! Picchialo cazzo Sandro, reagisci! Vai, 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 bravo, bravo. Guarda la tecnica distrattoria di Nicole. Questa antica tecnica distrattoria. Vabbè, va. Niente, la superiorità, superiorità. Oh, arriva anche i coltelli di Veronica. Del ceppo portacoltelli di Nicole. Siamo fermi in un luogo imprecisato tra Livorno e Grosseto. Sono mezzanotte e mezza, stiamo per prendere il caffè. Fine dell'inciso, diario del comandante, nono giorno di viaggio, Grosseto. Ciao. Ah, aspetta, aspetta, paralipomene. Vediamo, and again. Anche Veronica again. Si è trasformata in Ghino Saggi. Se la piglia con tutto. Sì, però con i capelli così davanti agli occhi sembri più Samara di The Ring, guarda proprio. Se Samara fosse vissuta da è arrivato il caffè. Ha fatto una strage con Facebook. Con what? Facebook. Che convito di Samara. Tutti morti. Ecco il primo ufficiale che vi saluta. Ciao.